In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena». La bellezza e la potenza delle preghiere litaniche sta nel fatto che, oltre a rimanere impresse facilmente nella memoria, sono capaci di sintesi biblico-teologico sorprendente. Pensate agli adagi orientali: «Il Signore è risorto, davvero il Signore è risorto». Oppure: «Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me peccatore». Ma anche i nostri occidentali: «Signore pietà», «Maria madre della Chiesa», «Maria regina della pace, prega per noi». O ancora: «Gesù Giuseppe Maria, siate la salvezza dell'anima mia», o semplicemente: «Gesù, pensaci tu». Ecco, questo per dire che se oggi dovessi sintetizzare il Vangelo con una litania, certamente prenderei a prestito quella coniata dai ragazzi di Nuovi Orizzonti. A onor del vero dovrei anche gridarla, come fanno loro, ma onde evitare spiacevoli imbarazzi la citerò: «E gioia sia». Lascio allora il commento di oggi alla fondatrice di Nuovi Orizzonti, Chiara Mirante, che ha fatto della sua vita un inno di gioia piena. E ancora un'altra parola del Vangelo di Giovanni mi ha raggiunto come una folgorazione: «Rimanete nel mio amore. Vi dico queste cose perché la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia piena». E ho detto: ecco, ho trovato la strada, ho trovato la mia vocazione. Desidero percorrere i deserti del mondo per testimoniare la gioia della risurrezione, facendomi carico del grido, delle sofferenze, delle lacrime di sangue. Si è addossato i nostri dolori, si è caricato le nostre sofferenze. Ecco, sentivo che quel come doveva essere questo entrare nella notte, negli inferi, per testimoniare la gioia della risurrezione. E mi ricordo in particolare l'abbraccio di Michela, questi suoi boccoli d'oro pieni di fango, questo suo viso sfigurato dalla droga, dalla strada, dalla prostituzione. E ancora una volta quella sera, quel grido che ogni sera si ripeteva: «Chiara, portami via da questo inferno. Io dalla strada non ce la posso fare, non voglio più prostituirmi, non voglio più drogarmi, ti prego Chiara, portami via da questo inferno». E ricordo il dolore lancinante, perché era il mio Signore crocifisso, a cui avevo appena consacrato la mia vita, che mi ripeteva: «Ho sete del tuo amore». Pensare di andare a vivere con i ragazzi incontrati in strada, considerati da tutti molto pericolosi. Mi rendevo conto, sì, che era un'idea un po' matta, però ho pensato: ma il Signore della creazione, che viene ad abitare in mezzo a noi e si fa ammazzare, verso il suo sangue per noi, prende su di sé la morte per donarci la gioia della risurrezione, non è una pazzia in qualche modo? E se lui ci ha detto: «Questo è il mio comandamento, amatevi come io vi ho amato, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici», se questo è il suo comandamento, non dobbiamo essere anche noi un po' matti di amore per rispondere al Signore che così immensamente ci ha amato? Rimanete nel mio amore, amatevi di vero cuore, non temete, sarò con voi fino alla fine del tempo, come il Padre mi ha mandato, così io mando voi ad annunciare a
e gioia sia e che sia vera, non come la promette il mondo, ma quella accesa nel profondo è gioia.